Vamos, perso il filtro al semaforo, incredibles. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Stiamo facendo un giro fighissimo, molto famoso dalle mie parti. Stiamo andando su al lago del Moncenisio. È famoso perché la strada è spettacolare, è veramente una pista. Oltrepassiamo il confine con la Francia e poi in cima c'è un lago da paura. È molto famoso per tutte queste caratteristiche qua, che è sia bellissimo a livello panoramico ma anche a livello di guida. È veramente tanta roba. Ma prima di iniziare, importantissimo, due cose: iscriviti al canale, è gratis, non costa niente e a me aiuteresti veramente un sacco. Seconda cosa invece, seguimi anche su Instagram, dado_94. Secondo me su fa freschetto, eh. Dicevo, seconda cosa, seguitemi anche su Instagram, importantissimo, non per i follower, perché come sapete, se già mi conoscete non me ne frega niente, ma semplicemente perché mi piacerebbe organizzare tante cose anche con voi. Io voglio creare questa community! Del Moncenisio si prende dalla Valle di Susa e per arrivare lì abbiamo deciso di non fare l'autostrada e passare tramite statali, perché tanto è molto scorrevole. Stiamo passando a fianco al famoso lago di Avigliana. Se vi capita di passare da queste parti, ci sono dei bei locali dove fanno degli apericena e c'è anche una discoteca molto carina. Non si vede, ma è qua alla mia sinistra, eh. Dopo aver fatto questa intro del video abbastanza su due piedi, io faccio che salutarvi e ci vediamo direttamente quando la strada si fa più interessante. Boom. E la Madonna! Siamo arrivati prima delle doppie curve, quelle dove avete visto molto spesso nei miei video, e abbiamo girato a destra e mi si è aperto un mondo. Non avevo mai girato a destra, guardate che bel paesino che c'è. Ma come si chiama sto paesino? Susa. Ah, qua è Susa? Bello, eh! Meno male non sono l'unico ignorante. Guardi, è caldo nero, perché mi ha fatto subito segno che c'erano altri motociclisti che andavano su. Ho subito così, curvone a salire. Mettiamo giù la visiera sportiva allora. Già mi piace. Così a babbo, a naso, eh. Sai quando senti quel profumo dove dici qua è pasta per i miei denti? Quelli sono francesi. Le moto hanno le targhe francesi, sono del posto. Ma hanno pure la moto uguale. Mamma mia. No, vabbè. Quando vuoi, Gualti, ce li mangiamo. Questa strada è un misto molto stretto, curva dietro l'altra, sicuro non riesce a scannare moto di grosse cilindrate, ma guidare bene in queste strade, raga, a me mi piace veramente un sacco, perché è qua che ti diverti, che prendi, guidi, fai, butti giù, stacchi, cambi direzione. Mamma mia, come mi fate bene il cervello. Giusto per informazione, è martedì mattina e io non riesco a capire, ma perché c'è tutto sto traffico? Magari mettiamo una seconda. Porco Diaz, mannaggia la Golf. Boom! Dados Incredibles, sempre che rimonta. E devo di nuovo rimontar, perché sono sempre quello pinzato dietro i tir. Ma come cade a larghi però? Si è rinfrescata male l'arietta, fin troppo direi. Fate venire il clero, eh! Oh, vabbè, ma raga, ma io sto scoprendo dei posti eccezionali! Ma quanto è bella la Francia da fare in moto! Guarda, bordo fiume, c'è grotte, castello! Di che cosa parliamo? E laggiù in fondo una cascata! Pazzesco tutto ciò! Con
Queste Harley arrivano tutte dalla Svizzera, raga, per farvi capire il livello di bellezza di questo posto. Già rilassato io, non ho già neanche più voglia di scannare, vorrei solo buttare la tenda da qualche parte, cosa che ho già fatto. Con estrema certezza vi posso garantire che il caldo è un'altra cosa, ma dato che siamo ad agosto, sapete che me lo sto anche un po' godendo. Pista. Oh, quelli coi GS, non uno che ha salutato. Ma è incredibile. Ma perché? Minchia, che strada. È una bella strada questa. Porca vacca. Siamo arrivati qua al lago, abbiamo mangiato un po' con il volo, volevo fare una dronata, sbaccare un attimo, ma siamo un po' troppo corti con i tempi. Abbiamo fretta e dobbiamo tornare subito indietro, quindi niente dronata, adesso ci rimettiamo subito in sella e prendiamo e partiamo. Ma non preoccupatevi, perché domani abbiamo organizzato già un'altra uscita fuori di testa. E tutte le cose che mancheranno in questo video ci saranno nell'altro, quindi non ti resta che iscriverti al canale, tastino rosso sotto. È gratis e mi aiuteresti un sacco. Ritorniamo in sella. Non so se l'avete capito, ma nella mia vita c'è stato un periodo in cui ero infognato con le tende, l'avventura, tutte queste cosine qua. E anche qui abbiamo fatto una bella tendata di notte. Eravamo proprio sul lago, raga. Era la prima volta che venivo in questo posto. Siamo arrivati già col buio pesto, quindi non è che potevo vedere un granché. Ma il mattino dopo, quando mi sono svegliato, veramente, credetemi, sono rimasto a bocca aperta. Ma va, guarda! Dove è stato un animale? Questa è la gendarmerie, dove di solito fanno le multe. Come avete notato, io ho montato di nuovo gli specchietti originali, solo per il semplice fatto che abbiamo iniziato a espatriare dalla nostra regione. E quindi, vedendo il problema che mi era successo in questo video qua, lo lascio lì sulla I in alto a destra. Adesso che si inizia a uscire dalla propria regione, anche in Francia, dove si sa che hanno leggi diverse riguardo alla dotazione che si deve avere sulla moto, e si sa anche che sono abbastanza imbastarditi con gli italiani, ho preferito viaggiare un po' più in tranquillità ed evitare problemi banali, perché sono problemi dati da degli specchietti, raga. Me ne sbatto un cazzo, ma almeno viaggio tranquillo, che se no ogni giro sono 90 euro di multa. No vabbè, ma che posto è? Magari guardiamo anche un po' le curve. Ciao bomber, senza guanti, quello sta congelando. Ma guarda che posto. Ho proprio frescolino, sapete? Dato anche dalla digestione. Ma l'aria non è per niente calda. E allora scaldiamoci così, facendo salire un po' l'adrenalina. We'll be right back.
sì, la temperatura è salita. Mamma mia. Bello, bello, bello. Che strada, ragazzi. Che ignoranza, cazzo. Mamma mia, ma raga, ma che strada è? Capito? E due curve a destra che mi gratta la punta, ma sono in realtà le pedivelle che ho attaccate sotto la pedana. Male, molto male. Devo togliere perché sono pericolose, mi ha fatto spaventare, io pensavo che era il ginocchio. Magari, cazzo! Ah, ma non è finita qua la faccenda. Bella Madonna! Ah, il piede me l'ha fatto di nuovo. Ma io più di così non so come dove metto. Dove me lo metto sto piede? Bellissima, che strada, ragazzi. Consigliatissima, ma veramente. Disegnata come fosse una poesia. Si danza in mezzo alle curve, signori. Si canta, si balla e si ama in mezzo alle curve. Uh-huh. Madonna, oh, è una poesia, minchia. A me mi aggrottava il pirulino sotto la pedalina, infatti devo toglierlo. Mica tanta roba, è veramente una poesia. No, scendere ci sta, io mi sono sentito più scendere che salire. Ma tu sei senza guanti? Ah no, ce l'hai. Adesso non ho. A un certo punto vedevo carica, era così. Ti avevo straiata. Bellissima. È bellissima, cazzo. Mi sono fermato un attimo perché un po' male alle chiappe. Ho fatto quasi 300 km ieri, quasi 300 km oggi. E domani ho un'altra uscita, che tra l'altro è quella per cui sono più gasato, perché è a un livello di ignoranza molto molto elevato. Spero che questo video ti è piaciuto. Se così fosse, fammelo sapere nei commenti. E mi raccomando, iscriviti, tasto rosso sotto è gratis, e campanella per non perderti ogni nuovo video che esce ogni weekend. E il prossimo è l'ignoranza di domani. Io ora entro qua in statale, dove sono strade tutte dritte, e mi dirigo verso casa, dove mi farò una bella doccia fresca. E noi ci vediamo
direttamente nei commenti. Boom. E raga, consiglio spassionato, se vi capita di essere da ste parti, fatelo sto passo di oggi perché merita tantissimo. Mi sono veramente divertito come si deve. Una strada che è una poesia.